Oggi assaggiamo una Carlo Quinto. Vediamo subito la scheda tecnica di questa birra. Allora, la Charles Quint Rouge, siamo in Belgio. Lo stile è una triple o una strong Belgian ale. Il grado alcolico infatti è 8 gradi e mezzo. Il prezzo di questa birra l'ho trovata online a 2,60 euro. Il bicchiere che vi consiglio è bicchiere a chiudere, tulipano o in alternativa un pallone, e non si tratta di un primo assaggio. Allora, vediamo subito la bottiglia, come è fatta. La bottiglia è da 33, sul tappo c'è il logo del birrificio con questa testa di profilo di, appunto, immagino sia Carlo V, come è riportata poi sull'etichetta. Cerco di muoverla poco perché ha un po' di fondo. Frontalmente riporta appunto lo stesso logo, il nome del birrificio, Carlo V, e indica che è la versione rossa, la Rouge. Sul retro ci sono le classiche informazioni, quindi la temperatura di servizio, indica sui 7 gradi, alcol, volume, ingredienti. Leggiamo un po' gli ingredienti, sono anche in italiano, vediamo un po'. Sì, infatti questa etichetta è fatta per il mercato italiano, tanto che riporta birra rossa doppio malto ad alta fermentazione. Sia birra rossa sia birra doppio malto sono termini che in campo brassicolo non hanno alcun significato e alcun valore, anzi sono termini che fanno storcere il naso agli appassionati di settore, ma vengono utilizzati per la legge italiana. Quindi doppio malto indica che contiene una certa quantità di carboidrati, quindi è stato misurato un indice di densità, eccetera, eccetera. Contiene malto d'orzo, niente, indica solo che contiene malto d'orzo, non indica altri ingredienti. Beh, direi di aprire e assaggiare allora questa birra. Ok, la verso completamente perché è molto molto pulita, senza fondo, quindi verso completamente. Se avesse avuto un po' di fondo si può lasciare il fondo nella bottiglia o eventualmente versarlo a parte e poi scegliere se degustarla con il fondo o senza fondo. Dipende appunto dai gusti personali. Detto ciò, vediamo subito l'analisi visiva di questa birra. Una schiuma molto compatta, molto fine, di un colore bianco leggermente bianco sporco, ma comunque tutto sommato direi che il colore è un bianco. La birra di per sé è un bellissimo color rubino, molto luminosa e anche tutto sommato abbastanza limpida. Ora, provando a guardare, mi sembra abbastanza limpida. Passiamo quindi all'analisi olfattiva. Molto interessante questa birra, abbastanza simile a tutte le birre in questo stile perché ci sono tanti profumi, tutti di famiglie, di descrittori che ci fanno pensare a qualcosa di dolce. In particolare c'è una parte che ricorda, mi verrebbe da dire, il cioccolato, una parte che mi ricorda un po' anche il caramello e poi, proprio perché esprime al meglio belgicità di questa birra, comunque il fatto tipico della tradizione belga, c'è una buona speziatura. Si sentono già delle spezie abbastanza bene, abbastanza già al naso. Quindi principalmente direi che c'è una parte di descrittori che va verso le spezie e una parte che va verso il malto e, meglio per essere più precisi, direi che va verso il caramello, perché sì, si sente malto, ma ci sono talmente tanti tipi diversi di malto che secondo me non è mai una descrizione abbastanza accurata. Direi dei malti che vanno verso il caramello, quindi vediamo in bocca com'è. Allora, innanzitutto, per quanto riguarda il corpo, ha un buon corpo.
una buona, abbastanza densa come birra, ma è molto poco carbonata. Me la ricordavo un po' più carbonata, devo dire, ma è parecchio tempo che non bevo questa birra. In effetti mi ha sorpreso questa cosa perché avevo un ricordo differente di questa birra, abbastanza piatta. È un'apertura dolcissima, davvero molto verso il biscotto, verso il miele, verso ancora il caramello. Quindi abbiamo tanto dolcezza in bocca, qualcosa che va anche un po' in direzione cioccolato, non cioccolato fondente come magari sentiamo in certe porter, ma proprio cioccolato con abbondante quantità di burro di cacao. Un amaro quasi completamente assente, devo dire, anche a fine bevuta l'amaro si sente, ma proprio leggermente, solo sul finale. C'è un alcolico abbastanza evidente, non supera quanto ci aspettiamo da una birra che comunque fa 8 gradi e mezzo, quindi è perfettamente in linea con questa gradazione alcolica, però si sente, insomma, una birra da 8 gradi e mezzo si fa sentire. Le spezie le troviamo un po' meno, devo dire, in bocca, mentre al naso già si sentivano molto di più. Ovviamente in bocca parlo del retroolfatto, cioè di ciò che ci resta dopo l'ultimo sorso. Insomma, una buona birra, nel panorama delle triple forse non è tra le migliori triple, e lo dico anche perché insomma è un po' uno degli stili che prediligo, quindi cerco sempre di assaggiare tante tipologie diverse, o meglio tanti produttori diversi all'interno di questa grande tipologia. È abbastanza classica, non direi anonima, ma direi standard all'interno di questo stile. Una buona triple sicuramente. Che dire, questa appunto è la Carlo V e direi Skull.